One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 30 novembre, ricorre l'anniversario dell'uscita italiana di una mitica console di videogiochi, NES, il Nintendo 8-bit. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa... La Nintendo mania dilaga. Fatevi prendere! L'azienda giapponese Nintendo, nata a fine 800 come produttrice di carte da gioco e passata nel 1977 ai videogame, all'inizio degli anni 80 ideò un nuovo sistema a cartucce removibili studiato per restare su un prezzo competitivo. La più famosa console della casa fu lanciata sul mercato nipponico nel 1983, durante la peggior crisi mondiale del settore, partendo da tre celebri titoli convertiti dalle sale giochi: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Braccio di Ferro, surclassando subito i diretti concorrenti, Sega e Atari. Il primo nome con cui fu commercializzata era Famicom, Family Computer. Si presentava come una strana scatoletta rettangolare compatta, bianca e rossa, eppure sbaragliò i competitor vendendo 2,5 milioni di pezzi, facendo subito sperare in una ripresa del mercato, anche grazie al pratico controller, il primo con croce direzionale per i movimenti. Puntando soprattutto al mercato estero, in particolare agli USA, la Nintendo tentò un accordo con la stessa Atari, che però fallì per una questione di diritti. I giapponesi decisero di fare da sé, e per rendere più adulta la console, la convertì nel design, riducendola a due tonalità di grigio. La Famicom fu ribattezzata Nintendo Entertainment System, l'acronimo NES. Dopo tanti titoli di scarsa qualità grafica e bassa giocabilità, il mercato ripartì alla grande. Nel 1985 la Nintendo presentò il prodotto al CES di Chicago e conquistò il Nord America. Nell'86 arrivò in Europa e il 30 novembre del 1987 finalmente anche in Italia. Attraverso il NES, i salotti di mezzo mondo si riempirono di titoli, per l'epoca favolosi, dallo sport al fantasy horror, Excitebike, Metroid, Castlevania, Zelda, Punch-Out e soprattutto la saga di Super Mario Bros, che vedeva protagonisti due baffuti idraulici italo-americani, Mario e Luigi. Implementando gli accessori della console col robottino Rob o la pistola Zapper, utile ad esempio per sparare ai piattelli e alle anatre di Duck Hunt, il NES restò per anni al primo posto nelle vendite, cedendo solo al raddoppio grafico dei 16-bit, quando per stare al passo lanciò sul mercato il Super Nintendo. Molti titoli del tempo sopravvivono ancora oggi, cresciuti insieme a noi con una qualità sempre più sorprendente, ma nel cuore di chi c'era resteranno per sempre un favoloso sogno a 8-bit. La Nintendo mania dilaga. Fatevi prendere! Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Irene Noli.